amici Viola, dopo le immagini che testimoniavano l'affetto che lo stadio Artemio Franchi ha tributato a Prandelli, la scomparsa della sua signora, venuta, come tutti sapete, lunedì scorso, parliamo un po' di questa gara fra Fiorentina e Inter, che si è conclusa purtroppo per noi Viola con una netta sconfitta per 2-0. Sconfitta che è maturata, almeno il vantaggio interista è l'unico appunto che mi sento di fare, anche perché effettivamente il divario in campo è apparso netto da parte dell'arbitro Farina, che praticamente non ha concesso un calcio di punizione per me netto su Pazzini al limite dell'area, che era stato affossato dal suo difensore diretto, e quindi c'era una punizione al limite a favore della Fiorentina. I giocatori sono un po' attardati a protestare, hanno battuto invece velocemente a punizione quelli dell'Inter e sono andati in porta con Jimenez al nono minuto, e qui praticamente la partita per la Fiorentina è diventata veramente in salita. L'Inter ha fatto del possesso palla la sua arma migliore, trottellando praticamente con due o tre passaggi riusciva a mettere l'uomo in condizioni veramente ottimali davanti a Frey, mentre la Fiorentina ha cercato di reagire in qualche modo, però non si è mai particolarmente resa pericolosa, soltanto Pazzini, un paio di circostanze nel primo tempo, prima di testa e poi girandosi con un buon tiro di sinistro, ha impegnato per l'unica volta in tutta la partita il portiere interista Giulio Cesar. Poi tutto è finito al termine del primo tempo, quando l'Inter addirittura è riuscita a raddoppiare, quindi andando in vantaggio negli spogliatoi per 2-0 la partita era praticamente conclusa. Nel secondo tempo Prandelli ha effettuato delle sostituzioni, ha immesso Jorgensen, ha immesso Vieri e poi anche addirittura Santana, togliendo rispettivamente Liverani, Pazzini e adesso non mi viene il nome del terzo giocatore sostituito. Comunque praticamente ha rivoluzionato un po' la squadra, ma non c'è stato purtroppo, diciamo, il guizzo per poter cercare di riaprire una partita che comunque era difficilmente riapribile. Concedere a uno squadrone forte come l'Inter due gol così facili, e in effetti poi è diventata una partita troppo in salita. L'unico che ci ha provato è stato Vieri, con un tiro che è andato fuori, un buon tiro al volo su un passaggio di Liverani che è andato fuori, e poi c'è stato sul finale un colpo di testa deviato dal portiere Giulio Cesar. Magari il gol della bandiera ci poteva anche stare, ma comunque niente, è un momento un po' difficile per i nostri colori. Comunque siamo sempre lì al quinto posto, adesso dobbiamo affrontare due trasferte difficili, dobbiamo fare il quadrato, l'ambiente, la tifoseria con la squadra, dobbiamo renderci conto che in un calcio dove contano le sinergie televisive e tutto, noi abbiamo una squadra che ha praticamente un vero unico campione che è muto, questo è il mio pensiero. Poi è una squadra di giovani che può senz'altro migliorare nel tempo, però è difficile competere con squadre che possono permettersi, come l'Inter attuale di oggi, 5 centravanti di livello mondiale, e non sto a fare i nomi perché tanto li conoscete tutti, mentre noi abbiamo 16 giovani di belle speranze, però non abbiamo, diciamo, il giocatore di classe, quello conclamato, che possa, diciamo, riuscire a farci fare il salto di qualità. Niente, e questa partita l'abbiamo persa e ci poteva stare, adesso appunto dobbiamo affrontare questi due aspetti, dobbiamo cercare per quanto possibile di rimanere tranquilli e passare questo momento difficile, poi torneremo anche a sorridere. Un saluto a tutti dal vostro Mauro.